Miss Italia 2017, Francesco Facchinetti La 7, ci sono ragazze di colore. Miss Italia 2017 sulla 7, finale con Facchinetti, in gara ragazze di colore. E ormai dietro l'angolo l'attesissima finale del concorso di Miss Italia 2017, di Patrizia Mirigliani, che verrà trasmessa in diretta sulla 7 sabato 9 settembre in prima serata. Per il quinto anno consecutivo lo storico concorso di bellezza firmato Mirigliani andrà dunque in onda sulla 7, dopo un'onorata carriera su Rai 1. La conferenza stampa di presentazione del concorso si è svolta oggi e, come è noto da tempo, è stato confermato che a condurre la puntata conclusiva dell'edizione 2017 del concorso sarà, per il secondo anno di seguito, Francesco Facchinetti, dopo il successo ottenuto lo scorso anno. Novità, ma non del tutto, di Miss Italia 2017 è la presenza in gara di due ragazze di colore, come ha svelato oggi Patrizia Mirigliani durante la conferenza stampa, affermando, come riporta Vlog, che ha seguito in diretta la conferenza. Abbiamo in gara due ragazze di colore, Miss Friuli e Miss Etruria, ed ancora Miss Alpitour Umbria di origini ucraine. Il caso di Denny Mendez ci ha portato nel mondo. Francesco Facchinetti, Miss Italia 2017 sulla 7, la finale il 9 settembre. Sabato 9 settembre. Dunque, al termine di una lunga serata di spettacolo trasmessa in diretta sulla 7 con la conduzione di Francesco Facchinetti, scopriremo chi verrà incoronata Miss Italia, tra le 30 ragazze in gara, alle quali si aggiungono due riserve. In giuria siederanno un ex Miss Italia, ossia Francesca Killeni, affiancata dalla bellissima attrice Manuela Arcuri, da Christian De Sica, da Gabriel Garco e da Nino Frassica. Domenica sera è andata in onda una pre-puntata dal titolo Miss Italia agli esami, narrata dalla voce fuori campo di Francesco Pannofino. La finale di Miss Italia si terrà a Gesolo. A tal proposito il sindaco della città veneta ha asserito. Gesolo e Venezia si sposano bene con Miss Italia. Non è escluso che, in futuro, si possa allargare a tutta la città metropolitana. Il conduttore di Miss Italia 2017 Francesco Facchinetti ha dichiarato invece. Valorizzeremo la bellezza mediterranea. Una donna bella è in armonia con se stessa. Lo scorso anno a trionfare è stata la toscana Rachele Risaliti, nella foto in alto, con lei la corona è tornata alla regione che 20 anni prima ha vinto con Denny Mendez. Chi sarà invece la regina di bellezza del 2017? L'appuntamento per scoprirlo resta fissato per sabato sera sulla 7 con Francesco Facchinetti, Patrizia Mirigliani, la giuria sopra descritta e le 30 Miss in gara. Che vinca la migliore.